Allora, cosa c'entra Bari? Questa è una notizia, diciamo, di ordine anche tecnico che riguarda le strutture del cinema italiano. Io avevo bisogno di un teatro di posa dall'altezza di almeno 15 metri per costruire questa chiesa. Ecco, in Italia non c'è un teatro di posa che raggiunga questa altezza, sono tutti più bassi. L'unico, il teatro che costruì Nervi sulla Pontina, il teatro che era di Laurentiis, che saluto con cordiale amicizia, dandoci l'appuntamento in altri tempi, in altri luoghi. Quindi l'unico teatro dove ho girato il finale di Paraventi, dietro i Paraventi, perché c'erano queste altezze delle vele. E quindi non avevo un teatro di posa. A un certo punto ho cominciato a preoccuparmi, vabbè, cosa si fa? Abbiamo cercato dei capannoni industriali, però questi capannoni industriali erano, come dire, non sigillati al suono, per cui passava un aereo, uno in motorino, ora sentivi tutto, se c'era un po' di vento si scuoteva. Miracolosamente, parlando con gli amici pugliesi, ero qui in vacanza, circola la voce e ho trovato i miracolisti, che appunto Emiliano, lui, Vendola, ha detto, ma guarda, c'è un palazzetto lì, però abbiamo problemi, mi ha raccontato tutto. Io quando sono entrato qui ho detto, ma questo è un teatro di posa, perfetto. Vedete, anche le gradinate, voi sapete che si costruiscono i ponti luce, no? Questi sono già ponti luce, fantastici. Ci sono i servizi, camerini, uffici. Tant'è vero che ho detto all'assessore, ma visto che Pink Commission è così ben consolidata qui, ecco, ogni tanto offrito lo multiuso e potete ricavare anche qualche soldino, qualche soldino. Hai capito com'è venuta? Quindi l'esterno, la città... Non c'è un esterno, no, no, attenzione, ma è la città dell'accoglienza. Bari, Bar, Bar, Bari, Montenegro, Bari. Fra l'altro è un nome che mi richiama la leggenda del Santo Bevitore, dove c'è il bistro Bari, Bari. Guardo un po' come la vita torna.